sulla tavola del nostro pranzo in famiglia non c'è solo il pane, ovviamente deve esserci anche una buona focaccia. Farla a casa è molto semplice e riuscirete sicuramente a stupire tutti i vostri commensali. Per fare la nostra focaccia di casa avremo bisogno dei seguenti ingredienti: 500 g di farina tipo 0, 330 g d'acqua, 6 g di lievito fresco di birra, 40 g di olio, 11 g di sale. Per la salamoia, 250 g di olio extravergine di oliva, 100 g d'acqua, 30 g di sale. Pronti a impastare la nostra focaccia? Naturalmente con il cucchiaio, e adesso iniziamo a miscelare gli ingredienti. Mettiamo tutta la farina nella ciotola e iniziamo ad inserire la nostra acqua, avanzandone un pochino, che metteremo poi dopo. Iniziamo a miscelare acqua e farina utilizzando il cucchiaio e andando a amalgamare bene il composto. Quando arriviamo a questo punto in cui l'impasto è sbricioloso, andiamo ad inserire il nostro lievito di birra. Andiamo a inserire ancora un po' d'acqua e continuiamo ad impastare. La focaccia per me è un ricordo da bambino, quando prima di andare a scuola passavo sempre con mia mamma dal fornaio del paese a prendere un pezzo di focaccia. Era ancora calda e spesso non arrivava neanche a scuola, me la mangiavo prima di entrare. E naturalmente nei pranzi di famiglia, sia di settimana che di weekend, la focaccia era immancabile. Mi ricordo che la mangiavo ancora prima di sedermi a tavola e prendevo anche un po' di sgridate, però era uno dei momenti più belli. Adesso andiamo a mettere il sale e la restante acqua e continuiamo a impastare. Di focaccia ne esistono diversi tipi, da nord a sud, in Italia e anche nel mondo. Diciamo che la focaccia della mia infanzia è una sorta di focaccia genovese, ma in Piemonte si fa leggermente più spessa e anche un po' meno unta. Quasi un mix tra il pane e il mondo delle focacce. Mi piace proprio perché può sostituire davvero anche alcune volte il pane ed è un perfetto spuntino in ogni momento del giorno. A questo punto, quando l'impasto ha preso, diciamo, questa consistenza, andiamo ad impastare con le mani. In questa fase dobbiamo impastare un po' energicamente, proprio per ossigenare la pasta, per fargli prendere ossigeno e in modo da anche riuscire ad avere un impasto il più omogeneo possibile. Quando il nostro impasto inizia a staccarsi dalle pareti della ciotola, è arrivato il momento dell'olio, dei grassi che vanno aggiunti alla fine. Una delle caratteristiche di questa focaccia è proprio l'olio. Io utilizzo degli oli delicati per questa focaccia, siccome la quantità è sicuramente importante di olio. Naturalmente sta a voi anche decidere il vostro olio preferito e andarlo a inserire nell'impasto. Mi raccomando, l'olio sempre extravergine di oliva. Questa è una focaccia molto semplice da fare e anche abbastanza veloce, quindi potete addirittura impastarla al mattino e averla già sfornata per pranzo calda. È quello che spesso io faccio a casa con la mia famiglia. Mi sveglio al mattino, soprattutto nel weekend, impasto e a pranzo ci divertiamo con la focaccia calda. Bene, il nostro impasto ha preso la consistenza giusta, quindi ci vogliono davvero pochi minuti e adesso andiamo a fare gli ultimi passaggi sul tavolo. E andiamo a piegare la nostra pasta in questo modo e in pochi passaggi, guardate che meraviglia, oh, il nostro impasto è pronto. Il nostro impasto è bello liscio e sodo soprattutto, e andiamo con la prima lievitazione. Lo rimettiamo in ciotola e lo facciamo lievitare a temperatura ambiente, coperto da pellicola, per 2 ore. Il nostro impasto è lievitato per 2 ore a temperatura ambiente e adesso lo vediamo bello morbido, ma anche bello bello lievitato. Iniziamo a metterlo in teglia. Quindi prendiamo una teglia classica da casa, 30x40, e andiamo a bagnarla con abbondante olio. L'olio è uno degli ingredienti principali di questa focaccia, quindi oltre a sceglierlo buono dobbiamo abbondare con l'olio, perché ci darà proprio poi quella consistenza classica della focaccia. Prendiamo sempre con le mani unte d'olio il nostro impasto e ce lo allarghiamo sulla nostra teglia, facendogli il bagnetto da una parte e dall'altra.
A questo punto stendiamo delicatamente la focaccia semplicemente fino a quando non ci ritorna indietro e la lasciamo riposare per 30 minuti. A questo punto facciamo la stesura vera e propria, sempre con le mani unte d'olio, andiamo a accompagnare la focaccia e farla arrivare fino ai bordi. Se vedete che mentre stendete la vostra focaccia l'impasto vi torna leggermente indietro, non preoccupatevi, aspettate 10 minuti e ricominciate a stendere. In questo modo la focaccia tornerà estensibile. Questa è una focaccia molto semplice e soprattutto molto veloce da fare. Io spesso la faccio al mattino e me la mangio calda a pranzo con la famiglia. Ed è un momento molto bello sia nel momento in cui la fai, ma soprattutto quando si sforna calda. Ancora prima del pranzo siamo tutti che stiamo mangiando. A questo punto l'impasto steso in teglia deve lievitare un'ora a temperatura ambiente. Eccola qui, la nostra focaccia è lievitata per un'ora e siamo pronti per guarnire con la salamoia. La salamoia è una miscela di acqua, olio e naturalmente sale, quindi andiamo a inserire tutto in un barattolo. Andiamo ad inserire anche il sale. E siccome acqua e olio tendono a separarsi, prima della stesura dobbiamo con una frusta rendere omogeneo il composto. Bene, la nostra salamoia è pronta e adesso andiamo a distribuirla sulla nostra focaccia. Possiamo abbondare, eh? Eccoci qua. Adesso ci bagniamo le mani, la distribuiamo bene e andiamo a fare le ultime pressioni con le dita, che saranno i buchi dove si andrà a fermare il nostro composto. Saranno anche le parti più buone della nostra focaccia. Eccoci qua, siamo pronti per infornare. La cottura è 240 gradi per 20 minuti. Ci siamo. Perfetta. Bella calda. E a questo punto, ancora da calda, con la salamoia che ci avanza, gli diamo una bella lucidata. Buonissima. Adesso la tagliamo. Unta al punto giusto. Soffice. E la nostra focaccia di casa è pronta per la tavola del nostro pranzo in famiglia. E io naturalmente, come faccio tutte le volte che faccio la focaccia, me la mangio. Che buona che è! Ha lo stesso sapore di quella che mangiavo da bambino. Per preparare la focaccia di casa impastiamo con l'aiuto di un cucchiaio in una ciotola capiente la farina con buona parte dell'acqua, lasciandone un po' da parte. Dopo alcuni minuti uniamo il lievito di birra con un altro po' di acqua. Aggiungiamo il sale con l'ultima parte d'acqua e solo alla fine uniamo anche l'olio e continuiamo a impastare a mano per alcuni minuti. Lasciamo lievitare il panetto per 2 ore a temperatura ambiente. Lo trasferiamo su una teglia ben oleata, lo facciamo rilassare per 30 minuti e procediamo alla stesura della focaccia fino a raggiungere i bordi della teglia. Prepariamo una salamoia con olio, acqua e sale e la versiamo sulla focaccia. Schiacciamo delicatamente con le dita la focaccia e la cuociamo al forno a 240 gradi per 20 minuti. Non appena sfornata, la spennelliamo con un altro po' di salamoia per lucidarla.